I corrotti cercano di divorare Eternum e Estate e ad altri avventurieri combatterli. Una volta ottenuto l'accesso alla staffa di Azoth, avrai la possibilità di chiudere le brecce corrotte o i Corrupted Breaches, dipende come cazzo lo volete chiamare voi. Se lo fai, sarà ricompensato con oro, esperienza e gettoni di fazione, oltre ovviamente ad uno scrigno del tesoro che scala in base al livello della breccia corrotta che andate a chiudere. Bentornati su Gaming Galaxy, io sono Shark, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che propongo il giovedì e la domenica sono i miei video in uscita. Ovviamente più iscritti avrò, più potrò finanziare tutto l'ambaradan e magari portarvi qualche video in più e non soltanto due quando riesco a farli. Inoltre vi ricordo sempre che se per caso giocate a New World e avete bisogno di una gilda, molto chill perché magari non avete tempo, non volete stress, eccetera, eccetera. Gli esclusi Chicken ancora reclutano, abbiamo ancora un bel po' di posti, fanno circa una quarantina tutti per arrivare a 200. Quindi qui sotto in descrizione del video ci sono tutte le informazioni del caso, quindi potete prendere il nostro link di Discord, entrare e ovviamente parlare con un admin che vi farà qualche domanda prima di farvi entrare in gilda. Niente, io vi aspetto in gilda se venite, vi aspetto in game se ci sarete e vi aspetto in fazione viola, ricordatevi che è sempre la migliore. Sarà la quindicesima volta che registro questo spezzone di video, quindi abbiate pazienza. Per chiudere le brecce corrotte bisogna avere, come ho detto prima, l'Azoth Staff o la staffa di Azoth. Questa staffa vi viene data durante la quest principale e potrete farla salire fino al tier 5, dal tier 1 al tier 5, quindi ogni tier avrete la possibilità di chiudere le brecce corrotte in base al livello. Tier 1 25, tier 2 35, 3 49, 4 59 e solo con la staffa tier 5 potrete chiudere le brecce a livello 60 o superiore, in questo caso al 60 o superiore che arrivino al 65. Ricordo inoltre che mentre si chiudono le brecce, se si è in un territorio favorevole, quindi della vostra fazione, e si ha un forte favorevole con un bonus attivo, si potranno avere il 5% di buff e ricompense in oro, XP e token di fazione ogni volta che si chiude una breccia corrotta. Bene, parliamo di due specie delle stesse in realtà violazioni, ma fatte in solo e in gruppo. Partiamo con le violazioni da solo, ci sono i monoliti corrotti, il portale corrotto, il tentacolo corrotto e l'alveare in putrefazione. Il monolito corrotto è ovviamente l'obiettivo principale, è distruggere il monolito che si è creato utilizzando, spaccando un carapace che c'è alla base del monolite e una volta spaccato il carapace chiuderlo con il bastone di Azoth. Ci saranno diversi mob corrotti che si rigenerano durante la violazione di questo monolite. Bisogna eliminarli e chiuderla, abbastanza semplice. Per quanto riguarda invece il portale corrotto, i portali corrotti hanno più ondate di creature, che ovviamente si rigenerano ogni ondata. Dopo diverse ondate, verrà generata un'ondata finale con il boss corrotto. Una volta sconfitto il boss, si chiude, si può chiudere l'obiettivo, quindi col bastone di Azoth si può andare a chiudere il portale stesso. Per quanto riguarda il tentacolo corrotto invece, ci sarà un enorme tentacolo corrotto centrale con anche dei tentacoli laterali in realtà. Bisogna correre rapidamente prima che inizi ad attaccare il tentacolone per infliggere un colpo fatale al tentacolo e una volta che il tentacolo è morto verrà generato un obiettivo per il bastone dell'Azoth, quindi bisogna in pratica uccidere il tentacolone e poi andare a chiudere di nuovo quella sottospecie di portale o di voragine che si è creata, in base ovviamente a quello che ci dà il gioco. Mentre l'alveare, che è l'ultima violazione in solo, quindi l'ultima violazione corrotta in solo, si chiama alveare in putrefazione. In pratica c'è un alveare in putrefazione dove ci sono dei veli che bisogna distruggere per poter entrare all'interno del velo, quindi dell'alveare. Una volta distrutto ed entrati, ci sarà un boss corrotto. Una volta battuto il boss, saremo in grado di chiudere l'obiettivo con la staffa di Azoth. Ci sarà un gruppo di mob che si rigenerano in mezzo a te, ovviamente, e che ti cercano di impedire di chiudere l'obiettivo. Bisogna cancellare quegli add, quei mob e ovviamente completare l'obiettivo prima di finire di tutti i mob corrotti. C'è questo piccolo gap.
Per quanto riguarda invece le violazioni di gruppo, sono solo due. Uno è il portale corrotto e l'altro è il monolite. Il portale corrotto è molto simile alla prima variante che vi ho spiegato, quindi ci sarà un gruppo di portali che bisogna distruggere fino ad arrivare al boss corrotto. Una volta ucciso il boss corrotto si può chiudere con la staffa di Azoth, mentre il monolite corrotto è la versione di gruppo del monolite. È un po' più difficile da chiudere perché ci saranno non soltanto un pilone ma tre, e deve essere fatto uno alla volta, perché in base a come viene distrutto e al gioco stesso ci darà un obiettivo diverso nel secondo monolite e nel terzo monolite. Quindi ogni volta che noi ne distruggeremo uno avremo un obiettivo da fare, sempre con la staffa di Azoth. Chiaramente il modo migliore per completare tutte queste cose è rimanere raggruppati e spostarsi all'unisono da un pilone all'altro. Una volta che ognuno dei piloni è chiuso, bisogna spostarsi al centro, combattere le ondate che raggiungono il boss e alla fine vincere questo bellissimo monolite. Come ultima chicca, ovviamente, bisogna fare queste corruzioni, ok, che troveremo in giro per la mappa segnate di rosso con dei teschiettini. Basterà andarci vicino, che cambierà proprio tutta l'atmosfera della mappa e del gioco. Quindi passeremo da avere il sole e gli uccellini a ombra, buio e morte e distruzione. Una volta, ricordo che si fanno queste determinate brecce corrotte, vi verrà data anche una risorsa particolare che vi servirà più in là per costruirvi le chiavi dei dungeon e non solo. Quindi comunque, se li vedete in giro e siete in gruppo, passate e andate a farli, perché sennò poi vi ritrovate nella condizione che dovrete passare ore e ore della vostra vita a rincorrere le brecce corrotte in giro per la mappa per fare determinati tipi di risorse che vi servono per costruire determinati tipi di cose. Quindi se li avete di fianco e avete il livello per farlo, andate e distruggeteli. Altra cosa, queste brecce corrotte non c'entrano assolutamente niente con le invasioni. Le invasioni sono una cosa automatica che esce all'interno dei territori che si sono stati presi, e di conseguenza fare o meno i portali non impedisce l'invasione ai mob. Quindi i portali sono una cosa, le brecce corrotte sono una cosa, mentre le invasioni sono un'altra, pur essendo che i mob sono praticamente gli stessi, se non che durante le invasioni sono un pochino più grossi. Bene, io spero di avervi spiegato in generale che cosa sono queste corruzioni, che cosa sono le brecce corrotte, come si fanno, quali sono. Ovviamente non vi insegno a giocarli perché è anche brutto farlo, dovrete impararli da solo. Io vi ho dato, come al solito, un'infarinatura su quello che si può ritrovare nel mondo di New World. Noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.